Allora, cominciamo a vedere se ci siamo tutti. La Presidente Mariano oggi è assente per motivi urgenti, personali. Della Giorgia è presente. Arturo Baglivo non lo vedo. Luciano Battista non lo vedo. Saverio l'ho visto. Costantini non lo vedo. Non mi serve l'attestato, eh? Perfetto, perfetto Saverio. Costantini non lo vedo, De Matteis. Buongiorno, Presidente. Ah, benissimo, Costantini presente. Antonio De Matteis. Non lo vedo. Fiore, Andrea, Giannotta Marco, Greco Gianmaria. Presente. Perfetto. Gianmaria Greco presente, Andrea Guido l'ho visto, Severo Martini, Eccomi. perfetto, Ernesto l'ho visto, Gabriele l'ho visto, Giovanni Occhineri, no, Orlando, Buongiorno. perfetto, allora Orlando Emanuela l'ho visto, Pala Giorgio l'ho visto, Pasquina Andrea, Presente con attestato. con attestato, perfetto. Patti l'ho visto, la senatrice. Sì, presente. Perfetto, la senatrice è presente, la Paola Povero è presente, Presente. l'Antonio Rotondo l'abbiamo visto, Scorrano Giampaolo. Presente in aula. Perfetto. Oronzino Tramacere l'ho visto. Sì, ci sono. Sì, Oronzino ti ho visto. Gigi Valente. Non c'è. E il consigliere aggiunto Kulari, Kumar? Non c'è. Presidente Giordano Anguilla, presente ma non componente. Benissimo. Allora, si dovrebbe collegare il DEC Geometra Brunetti. Adesso vediamo perché sta tardando. No, è collegato, è collegato. Ah. Geometra Brunetti, mi senti? Io non lo vedo e non lo sento. Oh, è presente, è presente. Ma se mi dà un cenno di assenso che lo sento. Deve accendere l'audio, ce l'ha spento, però forse sta avendo problemi. Va aperto l'audio e forse se vai sulla sua icona glielo apri tu, se lui non è capace. Devi andare sulla sua icona sui tre puntini. E Ma io l'icona sua non la sto trovando, questo è il problema. devi scorrere a destra con la freccia. Oppure Aspettiamo. vai sulla chat sotto, L'ho trovato. partecipanti. Ho trovato, Scusa, apri da sotto, partecipanti, sotto c'è i partecipanti. ho trovato. Ma guarda che l'ho trovato, però chiedi di riattivare l'audio, ma non me lo riattiva. No, infatti non può farlo lui, lui può chiedere di riattivarlo. Comunque c'è scritto connessione all'audio, quindi forse si Eccolo, sta. adesso c'è forse, ora c'è Brunetti, ora Giometra Brunetti, mi senti? c'è. Ti dai un senso? Siamo live. Brunetti, parla, fatti sentire, vediamo se ti ascoltiamo. Non ci sente lui. Ma siamo live però, Ernesto. Sì, ma se lui poi mi deve rispondere alle interpellanze, come facciamo? Sta parlando, però non ci sente.
Presidente, io partecipo senza delega. Perfetto. Adesso non lo vedo nemmeno più. Ah, eccolo. Allora, provo a sentirlo al telefono, vediamo un attimo. Allora, ho sentito per telefono Renato Brunetti, ha provato a riattivare il computer perché non gli va l'audio del computer e si sta collegando dal computer del dirigente ora. Ok, allora aspettiamo. Ehi, Sergio. Perfetto, Arturo, ci sei? Arturo Baglivo. Luciano Battista è presente nel frattempo? De Matteis, Fiore, Giannotta, ancora assenti. Perfetto. Eccolo, buongiorno. Ah, perfetto, perfetto. Un altro perché il mio non perfetto. Va. Buongiorno Giovanni Brunetti. Allora, possiamo iniziare la commissione. Allora, la commissione è stata convocata sul seguente tema: raccolta rifiuti e pulizia nelle marine, stato dell'arte. Abbiamo con la Presidente Mariano deciso di convocare questa commissione per verificare dopo qualche mese l'attivazione della raccolta differenziata nelle marine, come sta procedendo e come e quali criticità, se ci sono, stiano emergendo. Personalmente facendo, come sapete, l'attività lavorativa anche in quella zona, mi sono interessato per avere un po' di feedback su questa introduzione della differenziata e anche con il valore limitato che ovviamente si può dare in questa mia specie di raccolta di notizie, ho riscontrato una soddisfazione nel servizio per quanto riguarda la zona di Frigole e parzialmente di San Cataldo. A San Cataldo in realtà mi veniva segnalato che era andato tutto bene fino a fine maggio, tranne che inizio di giugno sono ricomparsi per strada abbandono di rifiuti, se sia da parte di locali, diciamo, non paganti latari oppure di altra gente incivile che invece viene da altre zone, ovviamente non si è potuto accertare, però mi si diceva che nella zona di San Cataldo la raccolta differenziata andava molto bene, tranne poi questo rilievo che veniva fatto nei primi giorni di giugno. Per quanto riguarda anche Torre Canca, mi si diceva che la differenziata andava bene e arrivano molte segnalazioni di criticità
da Spiaggia Bella, dove invece gli abbandoni sia di rifiuti che possono essere ricondotti a utenze domestiche e sia anche soprattutto di abbandoni di rifiuti ingombranti sembra invece molto grave. Ora, al di là di questo che è soltanto un mio personale diciamo rapporto di feedback che ho avuto da tutti i miei pazienti della zona, ovviamente chiedo conferma e chiedo insomma l'andamento al geometra Brunetti su come stia andando la differenziata nelle marine e la pulizia nelle zone suddette. A lei la parola, geometra. Presidente, io posso aggiungere solo quella domanda sui rifiuti, sugli escrementi dei cani, già che risponde ora il geometra Brunetti. Parlo subito così la facciamo rispondere, dai. Sì. No, perché l'ho detto all'inizio, prima dell'avvio dello streaming, al Presidente. Mi chiedevano come mai, soprattutto a San Cataldo, non ci fossero più i cestini per insomma gli escrementi dei cani, non ci fossero più in mezzo alla strada da un pochino di tempo. Solo questo. A lei la parola, Giovanni Brunetti. Presidente, chiedo scusa, per Paolo Patti. Sì. Ma mi permetto di chiedere, siccome anche a me arrivano segnalazioni, se non sia il caso che magari il DEC risponda subito dopo a tutti noi, o se vogliamo prima farlo parlare e poi interveniamo dopo, mi dica lei come preferisce. No, volevo sentire prima di tutto il suo parere e poi voi consiglieri potete ovviamente grazie. Fare tutto. Attendo allora, mi prenoto in piattaforma. Se volete, tanto il geometra penso che sarà abbastanza veloce per poter poi rispondere in seconda battuta a tutte le vostre richieste. Grazie, chiedo scusa. No, sì, figuri. Geometra. Allora, buongiorno a tutti. Parto dalla risposta del consigliere Pala. Perché i cestini stradali ci sono, li stiamo diciamo tenendo limitati perché purtroppo diventano punti di abbandono, quindi la gente tendenzialmente sta mettendo sacchi nei pressi dei cestini. Abbiamo diverse rilievi che abbiamo fatto insomma su tutte le marine, quindi al momento diciamo stiamo andando un attimo con i piedi di piombo. Per quale motivo? Allora, intanto è aumentata la presenza al front office di Frigole, che è ancora aperto per la distribuzione delle pattumelle. Ovviamente con l'arrivo di turisti o comunque di persone che occupano le abitazioni in questo periodo, stanno diciamo ritirando le dotazioni di servizio. E il problema è diciamo nelle more del ritiro, no? Quindi come dire, in un primo momento tendono comunque a smaltire i rifiuti in qualche modo, poi si adeguano e quindi fanno questo ritiro della dotazione, e purtroppo molto spesso accade che vengono utilizzati appunto i cestini stradali per depositare buste sia dentro che intorno. E ovviamente, come diceva prima il Presidente, è un fenomeno che è in movimento. Perché? Perché per esempio San Cataldo effettivamente fino a poco tempo fa non avevamo grandi problemi, adesso con l'arrivo delle utenze che non hanno ancora ritirato tendono loro a smaltire in questo modo. Però questo accade sia su San Cataldo, accade su Spiaggia Bella, purtroppo Spiaggia Bella è molto colpita da questo fenomeno, però con il ritiro insomma che si sta intensificando le dotazioni di servizio stiamo vedendo anche che in qualche modo si sta riducendo. Ovviamente abbiamo messo delle fototrappole che sono in giro, stanno dando purtroppo riscontro perché diverse persone stanno andando ad abbandonare, e stiamo cercando di contrastare. Ovviamente poi nel momento in cui scatta la sanzione con la fototrappola c'è tutto l'accertamento tardi eccetera eccetera, e quindi ovviamente poi c'è l'iscrizione al ruolo e automaticamente anche l'invito al ritiro delle dotazioni. Questo purtroppo come fenomeno ce lo aspettavamo, sapevamo, l'avevamo previsto in qualche modo, però tutto sommato per esempio Frigole non ha grandi problemi, Torrebianca diciamo c'è un problema veramente limitato,
e ciò, la località che sta dando risultati purtroppo problematici è Spiaggia Bella, però si sta lavorando per cercare di trovare soluzioni. Infatti adesso mi sono sentito con Montego, stiamo ipotizzando di aumentare la disponibilità del front office di un'altra giornata, perché due giorni sembrano un po' pochini per il numero di persone che stanno andando a ritirare le dotazioni. A questo c'è da aggiungere che le attività sicuramente non stanno creando problemi, perché sono abbastanza esigue, quindi di conseguenza riusciamo a tenerle sotto controllo, riusciamo a verificare che smaltiscano correttamente i rifiuti. Con tutte le problematiche e le difficoltà che ci possono essere, però tendiamo ad essere di supporto anche a loro. Altre problematiche ci possono essere sono quelle nelle zone periferiche e non nei centri, diciamo, abitati, perché dobbiamo andare a comprendere tutte le problematiche che ci sono di coloro che abitano, diciamo, in zona molto periferica e che ovviamente possono avere qualche problema nel conferimento. Però tutto sommato, diciamo che sta andando come avevamo previsto in qualche modo. Quindi io penso che ci siano un altro 15 giorni un po' di difficoltà, ma dal 1° luglio, spero, penso, questo è l'augurio, buona parte dei problemi saranno risolti, perché la gente ritirerà la dotazione di servizio. Perfetto, allora io sono riuscito al momento a prendere queste prenotazioni. Ciò non so se l'ordine è giusto, però ho visto Patti, Pasquino e la senatrice. Quindi partiamo con consigliere Patti e poi a proseguire. E a me, ho ascoltato con attenzione il geometra, a me il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti viene segnalato con una certa frequenza nelle marine. A Frigole, sulla via per esempio che porta da casa Simini e finisce a via Giuseppe della Vedova, c'è proprio sulla destra una mini discarica, ma è piena di sacchetti. Lo stesso avviene su via Vecchia Frigole, Spiaggia Bella è obiettivamente un fenomeno che sembra incontrollato e incontrollabile. Poi magari con le sanzioni, come diceva il geometra, e con la notifica delle sanzioni magari dovrebbe attenuarsi il fenomeno, però in questa fase, siccome il geometra è esperto, io no, a me invece in questa fase ha preoccupato molto, perché non avevo mai visto così tanto e così presente sui cigli delle strade il fenomeno dell'abbandono. Allora, in virtù anche delle presenze maggiori che ci si aspetta nelle marine, forse, e lo chiedo al geometra, il sistema delle sole fototrappole potrebbe non essere sufficiente. La mia paura è che in seguito all'abbandono qualcuno possa pensare che bruciando si disinfesti. E allora questo in estate, ma anche in inverno, devo essere sincero, mi preoccuperebbe non poco. Perché, ripeto, via Vecchia Frigole è una vergogna, eppure è stata pulita pochissimo tempo fa, veramente pochissimo tempo fa, ma già dal giorno dopo c'erano sacchetti. Spiaggia Bella, in ogni strada ci sono abbandonati i rifiuti. Allora io mi chiedo se non stiamo combattendo lo tsunami con armati di paletta e secchiello, se invece non so nemmeno quali soluzioni proporre, ma se ce ne sono, forse sarebbe opportuno che, insomma, le nostre marine non figurassero in questo modo a chi si affaccia per la stagione balneare, sia turista ma sia anche residente, perché una città pulita e accogliente lo è per il residente, lo è a maggior ragione per il turista stesso. Ecco, questo mi permettevo di sollecitare. Grazie, Presidente. Perfetto. Geometra Brunetti, si segni tutto, che poi le darò la parola alla fine, così risponderà a tutti i quesiti dei consiglieri. Consigliere Pasquino. Sì, grazie Presidente.
mi ha anticipato un po' il consigliere Patti, e infatti in base alla sua descrizione dicevo ma forse io vivo in un mondo diverso, in un mondo separato, perché basta vedere cioè, quello che viene postato sui social, cioè con foto lampanti, quello che si sente dire dai residenti, dai turisti, cioè la situazione è disastrosa, non ci possiamo nascondere. E a me amici raccontano, dice, quando ci facciamo i giri cerchiamo di fare vedere il mare per non fare vedere cosa ci ha abbandonato sui cigli della strada. Io conosco l'impegno e la dedizione e la professionalità dell'ingegnere Brunetti, quindi non reputo assolutamente dare colpe agli uffici, però secondo me c'è una responsabilità politica importante. Le marine, cioè proprio da questo punto di vista, io non le ho viste mai così abbandonate, piene di rifiuti, via Vecchia Frigole, per non parlare proprio di Spiaggia Bella, come stavo detto, non voglio ripetere quello che stavo detto, ma lo stesso San Cataldo, cioè io non so cosa stia succedendo, e qualora gli uffici naturalmente fanno quello che la politica gli dice, cercano di attuare gli indirizzi, secondo me manca proprio un indirizzo politico. Le fototrappole, cioè, non so quanto possano rendere, possono servire, mi auguro che servano, che come abbiamo detto con la combinazione delle sanzioni la gente comincia ad essere più responsabile, ma bisogna ricorrere ai ripari perché stiamo facendo acqua da tutte le parti, e naturalmente un turista che vede quella situazione di delle marine così degradate e fugge dalla nostra regione. Quindi mi auguro che in un intervento tempestivo da parte della politica, da parte dell'assessore competente, affinché venga posto rimedio a questo che io reputo uno scempio. Grazie Presidente. Benissimo. Senatrice? Sì, grazie Presidente. Dico, mi associo alla valutazione sullo scempio, avendo fatto anche un giro per le marine, avendo avuto diverse segnalazioni di questo genere, ma una segnalazione mi è sembrata particolarmente importante, naturalmente non farò nomi di nessuno, ma una persona si è trovata di punto in bianco una scarica di amianto accanto alla sua casa, abita lì in una zona delle marine. Ha provato a telefonare più volte in comune, all'azienda, eccetera. Ah sì sì, senz'altro verremo. In questo verremo va lì avanti da un mesetto, un mese e mezzo, una roba del genere. Ora, siccome l'amianto mi pare che sia, da quel che conosco poco, ma insomma mi pare che sia particolarmente pericoloso, io credo che un intervento urgente forse non avrebbe fatto male. Ma mi permetto di approfittare della presenza e della diligenza che io conosco di Brunetti, per segnalare, e quanto a proposito di social, noi vediamo, perché al di là delle marine, qui noi abbiamo escrementi di animali, telai di biciclette, sapete dove? Al castello di Carlo V, dalla parte della Fontana dell'Armonia. Ora preoccupiamoci delle marine, ma preoccupiamoci anche della città. E sulla tangenziale, che sono due anni, che dico, ma è possibile che nessuno si fa la tangenziale ovest per vedere che cosa c'è di accumulo di rifiuti? E sono sempre gli stessi, li potrei fotografare perché sono sempre gli stessi, non è vero che sono tolti e che poi dopo li rimettono, no, sono sempre gli stessi da tempo, non voglio dire da anni, ma da tantissimo tempo. Non mi si dica è colpa dell'ANAS, perché allora qualcuno mi dica fino a che punto è responsabilità dell'amministrazione, fino a qual punto è responsabilità dell'ANAS, e se è responsabilità dell'ANAS perché l'amministrazione non procede in danno. Ecco, approfitto per segnalare questo, perché vanno benissimo le marine, perché siamo in estate e dobbiamo presentarci bene, ma credo che anche la città vada presentata in maniera adeguata. Grazie. Bene, senatrice. Allora si è iscritto consigliere Mola. Ma io penso che se allarghiamo troppo il discorso poi alla fine rischiamo di non andare da nessuna parte. Conviene restringere la nostra attenzione, visto che il tema all'ordine del giorno è quello dei rifiuti, dello smaltimento dei rifiuti delle marine, della raccolta dei rifiuti delle marine, restringere il campo a questo settore specifico della città, a questi quartieri specifici. Allora noi dobbiamo distinguere tra le realtà in cui prevalgono i residenti e le realtà in cui prevalgono
gli estivi, diciamo così, no? Coloro che vengono nei mesi estivi. Non a caso Brunetti ci ha detto che a Frigole va bene, perché a Frigole la maggior parte delle persone sono residenti e sono felici della differenziata. Perché i cassonetti, io dico, si parla di scempio, forse stiamo un po' esagerando, ci siamo dimenticati i cassonetti fino a pochi mesi fa, come diventavano ricettacolo di tutto, di qualunque rifiuto, non solo di rifiuti domestici, ma di qualunque rifiuto, anche di amianto. Per cui meno male siamo passati finalmente ad essere anche noi delle periferie società civile, e quindi abbiamo finalmente una raccolta differenziata che funziona, soprattutto nelle realtà dove si sta distribuendo da tempo. A Frigole sono residenti, sono mesi, ormai tutti, credo più o meno tutti, abbiano ritirato le pattumelle all'opportuno centro di smistamento stabilito al salone comunale, e quindi funziona. Ovviamente Spiaggiabella, che è una realtà di residenza esclusivamente estiva, si scontano quelle cose che Brunetti dice giustamente sono previste. È ovvio che chi ha la casa al mare non si preoccupa di ritirare le pattumelle, magari non ha manco pagato la Tari, quindi dovrà mettersi in regola. Quindi ci sono comunque dei tempi tecnici, quindi sta accadendo quello che in qualche modo era previsto. Quindi dobbiamo sicuramente migliorare, e dobbiamo, qual è la soluzione? Non ricordo, diceva, non ho la soluzione. La soluzione è quella di contemperare da una parte la punizione, la sanzione, e quindi mettere le fototrappole nei punti opportuni, e quindi andare a sanzionare le persone, che ci vuole un po' di tempo perché arrivi la sanzione. Ciobi, devi chiudere il microfono perché arrivi la sanzione, e quindi ovviamente ci vuole un po' di tempo perché la gente si senta avvertita che non deve fare quello che sta facendo. L'altro è quello dell'informazione. Si diceva aumentiamo i giorni della distribuzione delle pattumelle in modo tale che possiamo consentire a chi viene per l'estate di adeguarsi rapidamente. Questa è un'altra soluzione opportuna, magari anche una campagna informativa. Però ecco, a me dà un po' fastidio quando noi diciamo che è un problema politico, quando il problema politico dei rifiuti e delle marine è stato risolto passando dai cassonetti di schifo, quello sì era uno scempio, a una raccolta differenziata che purtroppo non era prevista nel capitolato del 2015-2016, perché ovviamente le periferie in qualche modo venivano trascurate. Per cui la differenziata va bene, la vogliamo, andrà a regime, dobbiamo colpire i cittadini che si comportano male, perché l'amianto sulle strade e via Vecchia Frigole piena di rifiuti non sono i residenti estivi, ma sono persone della città di Lecce. Quindi è un problema generale questo, che pian piano vanno risolvendo gli uffici con grande fatica. Io ho visto l'impegno che ci stanno mettendo e devo dire è veramente lodevole, perché pian piano si sta arrivando a regolarizzare una situazione che è veramente complessa e difficile. Sulle marine funziona, e come dice giustamente Brunetti, a luglio, fra qualche settimana, probabilmente si andrà a regime, e anche nelle situazioni più critiche, tipo Spiaggiabella, la situazione dovrà migliorare. Perfetto. Consigliere Molindini. Sì, io volevo dire, ovviamente parlo anche in qualità di residente nella Marina, perché risiedo a Casesimini, quindi volevo dire che a mio avviso, per osservazione anche diretta, quello che è stato evidenziato prima, cioè dal DEC, è la mia stessa sensazione, cioè la zona di San Cataldo estesa, tenendo anche la zona di Villa Dario, la zona di Villaggio Adriatico, quelle zone funzionano, funziona Frigole, anche questi simili, francamente non so dove è stato rilevato, io ci abito, no, nei posti temevo che si verificasse il fatto che quando tolgono i cassonetti lasciassero i sacchetti nei dintorni, cosa che invece non è successa con mio piacevole stupore, diciamo, perché altre volte ho visto succedere, invece non è successo. È successo invece che hanno abbandonato, ma non so se erano gli stessi, se erano, diciamo, persone del posto, o se erano persone magari anche di altri comuni che passano o che si muovono appositamente, dei rifiuti o nella zona della fontana, o nella zona subito dopo, per andare alla torre, in quell'area.
nelle zone di campagna immediatamente attigue hanno fatto effettivamente degli abbandoni di sacchetti neri spesso, e anche in numero rilevante. Io stesso l'ho segnalato c'è stato un intervento, sono stati rimossi. Ora, se sono stati rimessi in questi giorni, è anche possibile. Su questo dobbiamo vigilare, è difficile perché sono tanti i luoghi dell'abbandono. Però ecco, volevo partire dal presupposto che sta funzionando largamente, salvo quelle zone critiche evidenziate. Mi chiedevo, tra proposito, ma faccio una domanda non sapendo se la risposta, il suggerimento può essere idoneo o meno, quindi ecco, mi apro al confronto anche con Giovanni Brunetti, lo potrà dire. Considerato che noi stiamo facendo un'attività, almeno tempo fa avevo sentito che avevamo avviato l'attività di verifica, quella che si fa periodicamente nei quartieri, e mi pare che stessimo lavorando su San Pio con le verifiche che funzionano anche porta a porta con dei soggettitari e degli adempienti o meno. Mi chiedevo se non fosse il caso, chiaramente non si può duplicare perché il personale quello è, anzi, ma mi chiedevo se non fosse il caso nel periodo estivo di spostare questa verifica proprio nelle marine, perché altrimenti fare questa verifica poi a novembre, dicembre non si trova nessuno. Quindi siccome non sono, per esempio, Spiaggia Bella, sono un numero limitatissimo di vie, saranno 7-8 vie parallele che vanno dalla provinciale fino a mare, e sono quelle. Mi chiedevo se non fosse opportuno fare la verifica porta a porta in questi giorni, proprio ora che c'è il trasferimento dei villeggianti, e che quindi si può verificare puntualmente se con l'ausilio ovviamente della polizia locale, se gli stessi sono regolarmente denunciati come soggetti tari. Siccome immagino che non si possa sovrapporre due iniziative, anche distogliendo in questo momento, se è presente l'iniziativa a San Pio o in altro quartiere, da lì alle marine, che magari è un periodo in cui è più facile trovare le persone interessate e riscontrare, perché poi se si fa la verifica si stoppa anche l'abbandono incontrollato, salvo quello dei vari residenti di altre zone che vanno magari lì e lasciano i rifiuti. Grazie. Perfetto, io non ho altri consiglieri che sono prenotati. Mi sono già fermato, no? No, io stavo attraversando la strada e ho visto passare. Io sinceramente. Ronzino, il microfono, Ronzino. Sì, un attimo, non sto riuscendo. Va bene, va bene. Quindi se non ci sono per l'assenza, Marco Gianotto, scusa l'assenza, ma avevo problemi di connessione, sono in un'altra abitazione. Non ti preoccupare, Marco, ho visto tutto, tranquillo. Se non ci sono altri interventi, ridò la parola al DEC per poter insomma rispondere a tutti i quesiti posti dai consiglieri. A lei, Brunetti. Sì, che sono un po' tanto. Allora, sicuramente, come dire, anche nelle zone meno colpite comunque c'è un fenomeno di abbandono, come detto dal consigliere Patti, Case Simini oppure Via Vecchia Frigole. Il problema reale è questo, che per esempio Via Vecchia Frigole nell'ultimo anno l'abbiamo pulita almeno 4-5 volte, e c'è un fenomeno di abbandono che non so quanto possa dipendere dall'utenza delle marine, perché molta gente parte per esempio dalla città per andare a mare, e allora prima magari aveva il cassonetto e quindi andava a buttare nel cassonetto, anche se mi sembra un po' strano perché purtroppo Via Vecchia Frigola è stata sempre colpita da questo fenomeno, sia da rifiuti urbani che da ingombranti. Sostanzialmente non si fa in tempo a finire di pulire che da dietro c'è di nuovo l'abbandono, purtroppo. E lì, per esempio, sono poco efficaci le fototrappole, perché essendo un tragitto molto esteso è difficile da tenere sotto controllo. Ci sono stati casi in cui abbiamo avuto la fortuna di individuare il trasgressore, quindi poi si è, come dire, lavorato in tal senso. Si sta procedendo comunque a una rimozione
quanto più veloce possibile, compatibilmente con gli interventi già previsti da contratto sulla rimozione dei rifiuti. Quindi Spiaggia Bella, per esempio, abbiamo già rimosso abbondantemente più volte, diciamo, tutte le buste sono state abbandonate, così come è stato fatto su San Cataldo. Quindi c'è un'attività costante. Poi sicuramente è importante il controllo da parte della polizia locale, perché sarebbe da affiancare a quello delle fototrappole, no? La presenza di polizia locale sul territorio sarebbe fondamentale, anche come deterrente che come sanzionamento. E si sta lavorando per questo, si era già messo in conto, perché non dimentichiamo quando è partita la differenziata nella città di Lecce, il fenomeno dell'abbandono nei primi mesi è stato uno sconto l'anno. Antonio, spegni Rotondo, devi chiudere. Quindi anche su Lecce, voglio dire, in città è accaduto, è durato 3-4 mesi, poi piano piano si è lavorato per ridurre il fenomeno. E quindi per questo lo avevamo messo in conto anche sulle marine, perché con la rimozione dei cassonetti ci sarebbe stato lo stesso fenomeno che accade in tutta Italia quando si passa da un sistema all'altro di raccolta. Però devo dire che moltissimi cittadini, come diceva il consigliere Mola, stanno rispondendo benissimo, e quindi anche il front office che si trova a Frigole sta fornendo tutte le indicazioni possibili. Però in questo dobbiamo prevedere anche delle problematiche che riscontriamo in fase di esecuzione. Prendiamo per esempio i lidi che hanno le gabbine. Si sta verificando che, per esempio, molte persone hanno il frigorifero interno alla cabina, hanno varie cose, si rompono, mettono fuori, e noi ci ritroviamo un camion di ingombranti in un solo lido. E questo è insostenibile, perché non è pensabile di poter distogliere un mezzo che ha un servizio previsto da contratto per poter risolvere problemi di questo tipo. C'è chi se li tiene all'interno, c'è chi li mette all'esterno, e ci troviamo l'abbandono su suolo pubblico. Per quanto riguarda l'amianto in genere ha la priorità assoluta. Noi quando ci viene segnalato l'amianto diamo assolutamente priorità, ovviamente compatibilmente con i tempi di rimozione, perché c'è tutta la procedura ASL che va fatta, e quindi poi ci si occupa, insomma, della rimozione. Verificherò questa segnalazione, magari se poi è possibile conoscere, magari ci sentiamo, il nominativo e il luogo, perché si possa capire un po' perché non si è intervenuti, se è arrivata una segnalazione, per capire come andrà, perché è strano, in genere noi interveniamo immediatamente, e sempre compatibilmente poi con le autorizzazioni ASL, perché quelle sono necessarie e previste dalla norma, non possiamo fare diversamente, però ovviamente andremo a fare. Per quanto riguarda, mi sposto un attimo dalle marine per rispondere alla domanda, per quanto riguarda la zona di Viale Marconi, proprio l'altro giorno, 3 giorni fa, ho fatto ripulire tutto e bonificare tutto quanto, però lì c'è una situazione problematica dove c'è gente che sosta tutti i giorni, ma tutti i giorni veramente, mangiando e buttando tutto quanto per terra, e quindi poi ovviamente si crea quello che c'è. È impensabile poter stare ogni giorno dietro a chi sta lì sdraiato a mangiare e a buttare per terra. Però cerchiamo di farlo. Per quanto riguarda poi le biciclette, ovviamente a quel punto diventa più polizia locale che servizio di raccolta rifiuti. Tangenziale Ovest, purtroppo, sì, rimane sempre di competenza ANAS, nel senso che sia l'erba che la pulizia del tratto di tangenziale Ovest rimane in capo ad ANAS. Noi ci occupiamo della Est. Per esempio anche sulla Est abbiamo diversi abbandoni, purtroppo nella piazzola di sosta, anche lì stiamo prevedendo un intervento immediato, che non posso ribaltare sulla Ovest,
per una questione di competenze. Ovviamente noi, siccome lo abbiamo affrontato in altra commissione, ritengo che abbiamo fatto già segnalazione ad ANAS per la bonifica, insomma, della tangenziale di quel tratto. Per quanto riguarda invece l'altra cosa importante, per esempio come dato, sarebbe comprendere quante autodenunce sono arrivate all'ufficio tributi, perché nella zona che prima era prossimità e oggi è porta a porta, per esempio, noi rileviamo diverse persone o che ci chiamano o comunque ci contattano via mail per comprendere come fare a fare l'autodenuncia e mettersi in regola. Quindi ritengo che ci siano molte unità abitative prima sconosciute alla banca dati e oggi invece che risultano essere contribuenti, e questo per esempio è un dato importante del porta a porta che è stato portato anche in quella zona, perché prima non c'era nessun interesse, uno andava al cassonetto e buttava, adesso per poter avere il servizio deve necessariamente essere iscritto in banca dati, altrimenti non può ritirare la dotazione di servizio. Ultima cosa, è stato toccato la verifica TARI. La verifica TARI, ne ho parlato proprio ieri con l'amministrazione, dicevo, sarebbe importante fare questo tipo di intervento dal primo luglio, perché secondo me dal primo luglio saranno presenti un po' tutti, oggi ancora qualcuno manca. Il problema però, ritorniamo al personale, purtroppo per la carenza di personale noi saremo costretti, anche il progetto di San Pio, a sospenderlo luglio-agosto, perché le unità di polizia locale assegnate al gruppo della lotta e l'abbandono dovranno rientrare al comando per poter garantire i servizi nelle marine, e quindi purtroppo le persone o fanno una cosa o ne fanno un'altra, certamente non riescono a fare tutte e due. Sarebbe importante, condivido ciò che ha detto il consigliere Molendini, nel fare questa verifica nei mesi di luglio ci porterebbe grandi risultati. Sarebbe fondamentale per la riuscita del servizio, perché riusciremmo a ricostruire tutta la situazione delle marine. Ci porterebbe via un mese e mezzo sicuramente di lavoro, però avremmo un po' di risultati. Però purtroppo il personale in questo momento diciamo è poco e bisogna cercare di fare tutti i servizi e garantirli. Perfetto, la ringrazio Giomela Brunetti, siamo in perfetto orario e chiudiamo alle 13.47 la commissione. Mi risultano ancora assenti Battista Luciano, De Matteis Antonio, Fiore Andrea e Occhineri Giovanni. Grazie a tutti e buongiorno. Arrivederci, buongiorno. Buona giornata. Sì. Buongiorno. Ciao. Buongiorno. Pronto?